Con il secondo piano aperto possiamo muoverci in uno spazio maggiore. Abbiamo persino guadagnato l'accesso a una piscina che possiamo utilizzare per allenarci e rilassarci. Questo luogo sta diventando proprio confortevole. Se questo significa che la nostra qualità di vita continuerà a migliorare, posso sopportare qualche processo di classe. Esaminiamo anche un po' in giro. Una vasta offerta di attrezzi per il nuoto è allineata su questo scaffale. Ho 164 medaglie, wow! Poi vado al negozio, magari off screen. Uno degli schermi usati da Monokuma. Vorrei davvero distruggere quell'affare, ma sarei in grossi guai se lo facessi. Tipo la morte. È un salvagente, con questo puoi salvare la vita a qualcuno. Beh, ma va? Ma a cosa sto pensando? Mitragliatore. E una mitragliatrice vera? Non siamo su un campo di battaglia, quindi perché mai dovrebbe esserci una cosa del genere qui? Una telecamera di sorveglianza. Anche quest'area è sotto sorveglianza. Sembra non ci sia altro. Non ho ancora finito qui. Ah, le porte forse. Lo spogliatoio si trova oltre questa porta? Se vuoi entrare nello spogliatoio, devi usare il tuo Elettro ID. Eh? Eh già! Per sbloccare la porta dello spogliatoio, vi basta appoggiare il vostro Elettro ID sul lettore di schede accanto alla porta. Ogni modo, i sistemi di sicurezza attorno agli spogliatoi sono impareggiabili, quindi potete entrare nello spogliatoio dei ragazzi solo con l'Elettro ID di un ragazzo e viceversa. Non dimenticatevelo. E se qualcuno si intrufolasse all'interno mentre qualcun altro ha la porta aperta? Le vostre azioni saranno ritenute attività sessuali illecite e sarà fatta giustizia sommaria. Con quello, immagino. Vedete quella mitragliatrice sul soffitto? Qualcuno potrebbe farsi male se venisse colpito con quella. No, morirebbe. Penso che morirebbe. E se qualcuno prendesse in prestito l'Elettro ID di un altro? Se un ragazzo prendesse l'Elettro ID di una ragazza, allora potrebbe entrare nello spogliatoio femminile? Merda, non ci avevo pensato! Non avrei mai immaginato una simile scappatoia barbara, codarda e subdola! Allora che ne dite di questo? Creerò una nuova regola: è proibito prestare il proprio Elettro ID a un'altra persona. In questo modo, voi bastardi non potrete andare in giro a dar via i vostri Elettro ID. Io e il mio sveglissimo cervello 100% cotone, puro genio! Anche se dubito che qualcuno qui dentro affiderebbe il proprio Elettro ID a un altro, comunque. Se ne venisse fatto cattivo uso, beh, non ne uscirebbe nulla di buono. Sei davvero andato ben oltre il normale con la sicurezza stavolta, vero? Ah, i ragazzi del liceo non sono altro che delle libido viventi. Vi innamorereste pure di una bottiglia d'acqua. Quindi, per evitare che compiate dei terribili errori, ho dovuto aumentare la sicurezza al massimo. Allora dovresti essere ugualmente rigido per quanto riguarda il dormitorio. Non si può sapere cosa potrebbe accadere lì se un ragazzo e una ragazza passassero la notte insieme. Desidero unicamente salvaguardare la sanità della scuola. Quello che accade nei dormitori non è un mio problema. Se volete sconfinare nella violenza o nell'erotismo, fate pure. Sei terribile. Beh, questo è tutto, tutto per quanto riguarda le regole. Ci becchiamo più tardi. Bah. Ecco come rovinare l'atmosfera. Andrò a farmi una nuotata per tirarmi un po' su. Jeles, Fujisaki, volete venire con voi? Volete venire anche voi? Io detesto che la mia faccia si bagni. Mi spiace, questa volta passo. Ah, perché? Nuotare è la risposta a tutto. Immagino che questo valga solo per te. Ora posso uscire? Sì. Effettivamente potrei entrare nello spogliatoio, ma magari dopo. Oh, sbagliato. Ho premuto il tasto sbagliato. Questo è il bagno. C'è nessuno? Uno sgabuzzino. Non sembra che ci sia qualcosa di interessante. Sto lavandino è particolarmente in risalto. Ma perché ogni tanto mi...
tipo segnala che c'è qualcosa qui. Boh. Ok, questa è un'altra classe, seconda A. Shh, Baby Kuma sta dormendo. C'è una guardia che lo sorveglia. Il nuovo mondo era riferito a questo piano. Dovremmo indagare scrupolosamente in quest'area. Ok, non so quanta roba ci può essere qui dentro. Esaminiamo anche questa. Anche nel secondo piano ci sono ste cose, quindi. Ah già, ce ne sono anche qui. Laste di ferro sono state fissate ai muri a coprire le finestre. Non sembra ci sia altro in questa stanza. Ok. Quindi, questo è un vicolo cieco a caso? Chi è l'architetto? Vabbè. Ah, è un'altra grata, quindi si può salire ancora più su. C'è una saracinesca, significa che si può salire ancora? Allora non è tutto stato aperto. Immagino dopo il prossimo processo lo apriranno. Sediamoci a guardare il panorama, va. Ok, andiamo. Biblioteca. Oh, qua c'è la bibliotecaria, non voglio. Vabbè. E infatti, vabbè, non c'è solo lei. Oh, chirichiri lascio per ultima. Sono esterrefatto! Di cosa? Guardi quanti libri ci sono! Eppure i manga di mia creazione non sono da nessuna parte! Ovvio che no! Perché dovrebbero esserci manga in biblioteca? E ad ogni modo, la roba che fai è solo pornografia disegnata da dilettanti. La sua ignoranza è chiara come il giorno, lei non capisce per niente il mio lavoro. Oh, ma certo che lo capisco. Un manga disegnato da qualcuno con una faccia come la tua è destinata alla mediocrità. Non mi sono mai sentito così umiliato. Come si permette di giudicare un lavoro dall'aspetto dell'autore? Mi ascolti attentamente, l'aspetto esteriore non ha significato alcuno. Ciò che vede è semplicemente un contenitore, un guscio di carne e ossa. Lasci che siano i miei lavori a mostrare la mia importanza, il mio valore. Un discorso del tutto patetico. Ormai sono piuttosto abituato alle provocazioni. Non pensi che attacchi simili possano esaurire i miei HP? Questi ragazzi mi terrorizzano. Anche a me. Questa biblioteca è assolutamente affascinante. Affascinante? Non sono affari che ti riguardano. Va bene. Devi essere parecchio contenta, vero Funkawa? Guarda quanti libri ci sono. Non c'è niente qui che mi interessi leggere. Ah sì, questa è una gran raccolta, ma la selezione svolta è assai deludente. Non ci sono né light novel né manga da nessuna parte. Light novel? Manga? Sono spazzatura, non vale nemmeno la pena leggerli. Ferma lì, Master Toko Fukawa. I romanzi rosa di cui lei è così innamorata condividono molti elementi con... Non ti azzardare a comparare le mie pure e incorrette storie d'amore con quei ripugnanti sprechi di inchiostro e carta. Non puoi nemmeno chiamarli prosa, sono solo un miscuglio di lettere. Bisogna bruciarli tutti, dal primo all'ultimo. Lei dice così, ma vedo una fervente fan di storie yaoi sotto i suoi lamenti e di grignare di denti. Yaoi, anime, manga, quelle schifose doujinshi che disegni, sono tutte creazioni di oscene impure sottoculture. Sottoculture che spariranno da qui a 5 anni. Ah, mi sento sporca col solo dire quelle parole. Credo di star per vomitare. Pazza insolente! Non sono mai stato così terrorizzato di avere intorno due persone. Esaminiamo anche un po' in giro. Lo scaffale è pieno di libri, ma la cosa che salta più all'occhio è che è coperto da uno spesso strato di polvere.
Sembra che questa biblioteca sia stata trascurata per molto tempo. Per un super liceo di livello mondiale, sembrano essere stranamente indulgenti sulla manutenzione. C'è anche un orologio Oh, c'è una lettera qui. Una busta è appoggiata su uno scaffale impolverato. Sembra una lettera. Accademia Akibo Gamine, ufficio amministrativo. È coperta da uno strato di polvere. Probabilmente si trova qui da un bel po'. Vediamo cosa c'è dentro. Non è piuttosto scortese spicciarci dentro? Sarebbe peggio per noi non leggerla. Suppongo che tu abbia ragione. Quando aprii la busta coperta di polvere, dentro trovai un singolo foglio di carta. Iniziai a leggere le parole presenti sul foglio. Avviso all'ufficio amministrativo dell'Accademia Akibo Gamine. Per molti anni l'Accademia Akibo Gamine si è dedicata all'allevamento di talenti di classe mondiale. L'Accademia, operando sotto una speciale autorizzazione governativa, ha una lunga tradizione nella produzione di diplomati di massima qualità in tutti i campi, molti dei quali prosperano ancora oggi in società. Tuttavia, siamo stati costretti a decidere che questo glorioso lavoro deve, per il momento, essere sospeso. Siamo amareggiati da tale decisione, ma abbiamo le mani legate a causa del grave problema che si è verificato. Ciononostante, questo non implica la fine dell'Accademia Akibo Gamine. Siamo seriamente intenzionati a ripristinare i servizi il prima possibile, dopo che il problema sarà stato risolto. Per concludere, vogliamo porgere i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno fornito il loro supporto e la loro assistenza nel corso degli anni. E inoltre vorremmo rendere noto che stiamo aspettando di ricevere l'approvazione dai rami competenti del governo prima di cessare formalmente le operazioni qui all'Accademia Akibo Gamine. Ma che... Capisco, affascinante. Sembra che l'Accademia Akibo Gamine abbia ufficialmente parlando chiuso i battenti. E a giudicare da quanta polvere c'era su questa lettera, non è nemmeno accaduto di recente. È possibile che sia stata scritta più di un anno fa. Quindi stai dicendo che è possibile che l'Accademia Akibo Gamine sia stata chiusa per almeno un anno? Il burattinaio probabilmente ha requisito l'Accademia abbandonata per usarla per questo gioco. Ma quando sono arrivato qui solo pochi giorni fa, non c'era nulla che suggerisse che la scuola fosse stata chiusa o robe del genere. Inoltre, se l'Accademia Akibo Gamine fosse stata chiusa, la notizia non si sarebbe sparsa in giro? In particolar modo, se come hai detto, fosse stata inattiva per un anno o più. Eppure non ho mai letto nulla del genere sul web. Qui ci potrebbe essere lo zampino del burattinaio, è così che ci ha attirati qui. È il tipo di persona che costruirebbe un tribunale e un luogo per l'esecuzione all'interno della scuola. Nulla di ciò dovrebbe essere una sorpresa, ovviamente tutto questo supponendo che la lettera sia autentica. Se è autentica, questo ci spiegherebbe uno dei grandi misteri riguardanti l'Accademia. La ragione per cui siamo gli unici studenti qui è perché la scuola è già stata chiusa. È una soluzione piuttosto semplice, ma elegante. Che ne pensate invece di questa parte? Siamo amareggiati da tale decisione, ma abbiamo le mani legate a causa del grave problema che si è verificato. Ciononostante, questo non implica la fine dell'Accademia Akibo Gamine. Siamo seriamente intenzionati a ripristinare i servizi il prima possibile, dopo che il problema sarà stato risolto. Il grave problema qui menzionato. Sembra che sia quella la ragione per cui l'Accademia è stata costretta a chiudere i battenti. Ma pensate che possa essere qualcosa a che fare con ciò che sta accadendo ora? Se è così, allora questo può rivelarsi per noi una prova preziosa nella nostra ricerca dell'obiettivo del burattinaio. Ogni modo, in questo momento non possiamo esserne del tutto sicuri. È un'informazione che solo il burattinaio possiede. L'obiettivo del burattinaio. Il motivo per cui ci è intrappolati qui, facendoci questo. Se riuscissimo a capirlo, potremmo uscire da qui? Oppure... Dai, diamo un'occhiata alla scrivania. C'è uno spesso strato di polvere sulla scrivania. Sembra che questa biblioteca sia stata trascurata per molto tempo. Per un super liceo mondiale sembra essere estremamente indulgenti sulla manutenzione.